Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un nuovo video, oggi continuiamo la saga di Destiny, come avrete visto dalla copertina e dal titolo. Oggi andiamo a vedere e a parlare di Cade. Ma prima di Cade vi volevo ricordare il 18 alle 21.30 la diretta live a premi con Emiliano74. Quindi non mancate, alla fine del video troverete la spiegazione e delle piccolissime regole per partecipare a questa diretta. Ok ragazzi, l'ultima cosa, vi ricordo l'Emporio di Sheldon 24 su 24, 7 giorni su 7, il gruppo open su Facebook dove nerdare, comprare, vendere, scambiare tutto ciò che è nerd. Ma voi amanti di Destiny lo sapete, ma chi non è amante di Destiny, voi vi starete chiedendo: ma chi è Cade? Chi è Cade? Ecco chi è Cade. Ho totalmente ragione. Questa è la mia faccia seria. Non si vede? Eccolo qua ragazzi, Cade da Destiny della McFarlane. Guardate che spettacolo, adesso lo andiamo ad aprire. Allora, vi ricordate, vi lascio i video qui da qualche parte durante questo video. Avevamo già visto lo stregone e il titano. Quindi mi mancava il cacciatore, però poi ho trovato Cade. Che spettacolo ragazzi. Poi vi faccio vedere dietro, guardate. Eccolo qua, Cade. Questa è un'altra versione del titano, ancora più esclusiva di quella che ho io. Poi c'è Ikora Rei e Zavala. Ragazzi, i personaggi sono tanti, vedremo, però Cade è troppo simpatico, Cade è troppo figo. Quindi ho cominciato da questo, dopo i due poi cercheremo anche il cacciatore. E adesso andiamo a deboxarlo ragazzi. Eccolo qui ragazzi, all'interno di questa figure, è la prima che trovo di questa serie, c'è l'emblema praticamente della McFarlane di Spawn, che è il personaggio più famoso della McFarlane, c'è l'emblema di Spawn da scaricare in esclusiva e da utilizzare nel gioco. Quindi potete usare l'emblema di Spawn esclusivo, che non si può prendere in nessuna cast, in nessuna competizione, non si può acquistare, ma si trova solo all'interno delle figure. Ok ragazzi, guardiamo adesso Cade. Eccolo qua ragazzi, guardate che spettacolo. La pistola gliel'abbiamo messa lungo il fianco perché non è in azione in questo momento, ma McFarlane si è superata come al solito. Guardate la maschera, guardate i dettagli del vestito, guardate che roba ragazzi, è uno spettacolo. Guardate i dettagli della pistola, dello stivale, cioè veramente una cosa clamorosa ragazzi, veramente clamoroso. Vi faccio fare un 360 perché vi faccio vedere il mantello. Guardate quanto è bello il mantello, guardate lo sculpting e il painting del mantello, veramente eccezionale ragazzi, veramente fantastico, è bellissimo. Guardate anche il braccio, guardate com'è dipinto il braccio ragazzi, con tutti gli stemmi, le sbavature, le cose di questo guerriero. Niente ragazzi, è veramente la McFarlane si è superata. Guardate che spettacolo ragazzi, eccezionale in tutti i suoi dettagli ragazzi. Ma la maschera mi fa impazzire, insomma la maschera di Cade è eccezionale. Poi vi ripeto, avete visto anche quel pezzettino, lui è veramente troppo sbruffone, troppo figo, troppo guascone Cade, veramente eccezionale ragazzi. Devo dire che la McFarlane si è superata. Vi faccio vedere la pistola, ve la stacco, eccola qua la pistola, ve la metto così in modo che vi faccio vedere i dettagli anche dello sculpting e del painting di questa pistola. Eccola qui, che ovviamente si può mettere anche in mano, ma noi gliela mettiamo qui perché in questo momento lo vogliamo vedere a riposo. Eccolo qua, non lo vogliamo vedere in azione ragazzi, spettacolo assoluto. Vi faccio vedere l'ultimo giro, eccolo qua. No ma come, guardate ragazzi, io non smetto mai di guardarlo, guardate i dettagli, cioè eccezionale, veramente splendido. Ma anche qui guardate il disegno sul cappuccio, le pieghe del cappuccio, e guardate qui dietro, guardate qui sulla schiena che è sotto il mantello praticamente. No, eccezionale ragazzi, Cade è eccezionale, McFarlane ha fatto un altro capolavoro. Ok ragazzi, spero che questo video breve oggi per presentarvi quest'altro pezzo della collezione Destiny McFarlane vi sia piaciuto. Insomma, Cade si va ad aggiungere al titano e allo stregone. Nell'info box vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. Vi ho lasciato il link delle altre due recensioni durante il video, ve lo lascerò anche nelle schermate finali. E poi alla fine del video, ripeto, ci saranno le informazioni per
per partecipare a questa live. Mi raccomando ragazzi, lasciate un like perché è importantissimo per noi capire se il video vi è piaciuto, ma soprattutto farlo capire a YouTube. Cliccate sulla campanellina in modo che non vi perderete nessun video che uscirà prossimamente. E ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube. Ok ragazzi, brevissimamente, il 18 giugno alle 21.30 con Emiliano 74 saremo in live. Vi faremo tre domande, una all'inizio, una a metà e una alla fine della live. Non dovrete rispondere né alla prima né alla seconda, ma rispondere a tutte e tre le domande insieme alla fine. Chi sarà più veloce a dare le tre risposte quando noi faremo l'ultima domanda vincerà il premio della live. Questo per ringraziarvi di stare con noi e di partecipare per la live, insomma, un'ora e mezza con noi, quindi ci sembrava una cosa molto carina. Ovviamente dovete essere iscritti a tutti e due i canali, quello mio e quello di Emiliano, che vi lascio in descrizione ormai in tutti i video, per poter partecipare. Ok ragazzi, ci vediamo il 18.